Su Radio Bruno il sottotitolo di questa mattina è "Che mi metto per la quarantena? Chiediamolo anche a Renga". Ciao Francesco! Ciao Francesco! Cosa ci mettiamo? Le ciabatte vedi? Stiamo scoprendo anche calzini che insomma sono utili proprio per portare ciabatte, infradito e quant'altro. Invece Francesco, come stai sfruttando questo tempo a disposizione ogni giorno? Ma ogni giorno è qualcosa di diverso. Leggo un mazzo di libri che non leggevo, che avevo letto e che non mi ricordavo più. Ho trovato dei fumetti anche, dei vecchi TNT, non so se qualcuno si ricorda. Come no? Ragazzi, esatto. Bob Rock, grande amico di Alan Ford. Esatto, e poi organizzo la come si dice, la cambuta, no? Dispensa, allora cosa manca, questo, certo. Vado a quello, l'acqua. Mi faccio portare cose, cibo, insomma, alcolici. Bene di prima necessità. Giusto, giusto. E poi organizzi l'aperitivo con gli occhiali, insomma, tieni compagnia a tutto il tuo pubblico, non solo con la tua musica. Ma sì, è un modo. Sai perché? Perché avevo voglia di fare questa cosa, perché mi mancava un po' proprio quel contatto con loro, anche sapere un po' le loro storie, perché sai, noi facciamo spesso si fanno dirette tra colleghi, tra di noi, chiami un artista, che è un attore, invece così secondo me è più bello vedere come stanno loro, capire che cosa fanno loro, ecco. Certo, viviamo tutti come in una grande comunità, una grande casa, e con i nostri ascoltatori si è aperto un altro capitolo che ti giro. Quando fai video, stai attento anche tu a cosa c'è dietro alle spalle. Cioè se la casa è in ordine, perché alcuni ha scritto questa cosa, io sono un po' preoccupato perché tutti vedono casa mia e ce l'ho tutta in disordine, ma insomma di questi tempi uno fa quel che può, no? Ma io siccome... Il mio aperitivo si chiama aperitivo con gli occhiali, perché non vedendo niente, a malapena riesco a vedere me stesso, diciamo, nella cosa, quindi non vedo niente, quindi non mi preoccupo tanto di questa cosa. Fai ma poi bene. Secondo me è anche bello vedere questa normalità, far certo. Vedere questa normalità, sì. No? È il vissuto, mica dobbiamo essere architetti, designer. Assolutamente no. Scusate, c'è il trucco, basta inquadrare il soffitto e sperare di non avere ragnatele, siamo a posto, dai, scusate. Francesco, allora grazie mille, ci sono stati tantissimi spunti, come potete capire, amici all'ascolto, per stare a casa anche con la musica splendida di Francesco Renga. Grazie Francesco. Grazie a voi, mi raccomando, siamo a casa. Bravo. Siamo a casa. Bravo.